Ciao ragazzi, sono Maurizio, benvenuti sul mio canale. Come promesso, oggi vediamo che cosa ci ha mandato Amazon come ultima novità. Sono qui insieme a Emma. Ciao Emma. Allora, apriamo subito il pacco e vediamo che cosa ci è arrivato. Wow, Fire TV Stick. C'è il modello, sì, va bene, c'è il modello anche 4K, ma dopo lo vediamo insieme. Volevo ricordarvi che per ogni vostro acquisto effettuato su Amazon, se utilizzate il codice che trovate in descrizione, doniamo una parte dei nostri acquisti, grazie ad Amazon, ad una scuola dell'infanzia che si chiama Re Sole, per acquistare i materiali per la scuola. Grazie ragazzi, utilizzate il codice in descrizione. Tutto collegato, è rimasto soltanto il telecomando in mano, tutto il resto è andato dietro la televisione, quindi corrente elettrica e presa HDMI, niente di più semplice, ma ahimè ho dovuto avere il supporto di Amazon direttamente perché la mia Vodafone Station aveva dei parametri che impedivano alla Fire Stick di funzionare. Amazon è stata fantastica come azienda perché mi ha supportato e mi ha fatto cambiare tutte le impostazioni sulla Vodafone Station e ora funziona ad hoc. Ma adesso la vediamo. Siamo nello screensaver, è un po' che non lo tocco. Bellissime immagini che girano sullo schermo, tutto in alta definizione, quindi ottima idea anche di mettere uno screensaver. Ora andiamo a vedere che cosa fa la nostra Fire Stick. Impostazione classica, questa qui. Mi fa vedere i trailer come in realtà l'applicazione di Amazon Prime. Sopra avete tutte le vostre scelte da fare con i miei video, film, TV, serie TV, applicazioni dove andate a scegliere le vostre applicazioni e ce ne sono davvero un'infinità. Non sto a farvi vedere nulla perché in realtà voi potete tranquillamente andarvela a vedere. Ci sono i giochi e ce ne sono anche qui tantissimi. E poi le impostazioni. Qui potete andare a impostare addirittura il comando vocale direttamente con Alexa, evitando poi l'utilizzo del telecomandino se avete Alexa. Quindi vi dico che è talmente funzionale che in un nanosecondo capite come funziona. Ormai il comando vocale si utilizza direttamente a voce, se no schiacciate il tastino che è presente qui. Collegamenti con Netflix, con YouTube. Mi ci diverto con YouTube perché in realtà mi vedo il mio canale. Adesso lui si accende, molto veloce, ma quello che mi piace è la qualità dell'immagine che mi dà. Questa non è il 4K, è la classica Full HD, non c'era in precedenza, è uscita adesso insieme al 4K. Molto 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 figa. Vivo di Fire Stick, home page, sopra tutte le nostre cose, i miei video, film, serie TV, tutte le applicazioni, comprese di giochi e divisi per categoria, e tutte le impostazioni dove potete regolare la vostra Fire Stick a vostro piacimento, persino collegarla con Alexa. Ora andiamo un po' più nel dettaglio e andiamo a vedere come funziona la voce. La cosa fondamentale è che è collegato con Alexa, ma non bisogna dire Alexa. Si schiaccia il pulsantino, apri Netflix. E lui apre Netflix. La nostra serie TV preferita, Casa di Carta. Lui Ravana, Ravana. E la cosa interessante è che vi dà dove è la Casa di Carta? Netflix, ma Infinity e anche cerca sul canale YouTube, Internet e Amazon Music. Quindi basta soltanto dire quello che volete cercare, senza più dire neanche Alexa, e vi dà tutte le informazioni del caso. Questo è davvero, davvero interessante. Facciamo un po' di prove. Queen vi dà un po' di scelte, selezioniamo Queen e vi dà tutte le proposte. Noi vogliamo andare su Amazon Music. Scegliamo questo. Via. E lui adesso parte. E ci fa sentire tutta la musica in sequenza dell'album che abbiamo sentito.
partito. Om. Stop, musica. Ok, adesso ci andiamo a provare YouTube. Maurizio Rosa. Abbiamo detto su YouTube, vediamo che cosa mi dà sotto mio nome. Un attimo che si apre, però in realtà lui fa la sua ricerca tra tutti Maurizio Rosa esistente al mondo e vediamo dove esco. Eccolo qua. Perfetto, noi ci selezioniamo e si apre esattamente quello che stavamo cercando con tutti i miei video. Home. Molto comodo, collegato con Alexa è comodo, in realtà questo qui è di una semplicità folle da utilizzare. Tra tutte le app, e ce ne sono veramente tante, ne ho trovata una molto molto particolare, si chiama NASA. Entriamo dentro, ci dà la diretta al momento non disponibile nel nostro satellite che gira intorno alla Terra. La cosa particolare sono i video. Uragano, uragano, Dorian. Vediamo che cosa ci fa vedere. Io è la prima volta che lo faccio, lo facciamo in diretta. È un'applicazione molto molto interessante. Gira su Android, quindi in realtà lui vede questo come un telefonino. Però è un po' particolare, dal vivo dalla NASA, ci fa un po' vedere quello che succede sulla nostra Terra, quindi visto che è un leitmotiv del momento, è davvero davvero interessante, istruttivo per i nostri ragazzi. Comunque, a parte questo, se ritrovate il video interessante mettete mi piace, fatemi domande, è in offerta su Amazon, quindi non dimenticate, acquistatelo ora, perché altrimenti poi torna al suo prezzo, che diciamo che non è altissimo, però comunque adesso è l'occasione di comprarlo, ma in realtà è un prodotto veramente veramente comodo. Ha trasformato la nostra televisione, che non è più nuovissima, in una smart effettivamente efficace. Quindi ciao ragazzi, vi saluto, tornate a trovarmi. Ok, vediamo che cosa contiene la confezione. La apriamo insieme. Via! Questo, via. Che l'hai attaccato. Ok, oh che bella scatola. Bella scatolina, bella mangiare. Vedo già un pezzettino, vedo. Allora, abbiamo... Batterie. Corrente. Batterie già incluse. Fire stick. Le istruzioni. Telecomando Alexa. Cavo di collegamento. Adattatore HDMI. E basta. Praticamente abbiamo tutto per farla funzionare senza dover acquistare nulla. Ciao a tutti ragazzi. L'abbiamo aperto, se l'avete visto. Un telecomandino piccolino, minuscolo. Bene. E questo è papà. Poi è questa scatola. Poi c'è questo che è importantissimo. E le batterie. Che ciao, l'avete visto il video, iscrivetevi, sempre il mio, perché sempre il mio, perché papà fa le cose noiosissime. Cerca vocale, cerca casa di carta. Lui adesso ravana all'interno di tutte le nostre app e ci fa vedere casa di carta in Netflix, ma anche giochi delle app e anche in YouTube. Proviamo a vedere che cosa ha trovato su YouTube. Lui apre il sistema e ci dà l'elenco di tutto quello che riguarda la casa di carta.